commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni in Toscana della criminalità organizzata e il dibattito sulle relazioni finali. Il presidente della regione Giani risponde all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Landi sull'istanza di autorizzazione per la realizzazione del rigassificatore di Piombino, inaccettabile 25 anni di concessione a Snam. Musica, Empoli va in scena il Jazz Summer Festival, 4 concerti dal 18 luglio al 2 agosto con musicisti di spicco e promesse della nuova generazione. Infiltrazioni mafiose in Toscana, le relazioni finali. Il Consiglio regionale è tornato ad occuparsi dei lavori svolti dalla Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana, un'attività che partendo dall'indagine del CEU si pone l'obiettivo di registrare eventuali criticità nei meccanismi regolatori e amministrativi a competenza statale e regionale, favorevoli ancorché inconsapevolmente di condotte illegali. Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia, partendo dal ringraziamento a tutti i commissari per il lavoro svolto, ha sottolineato che la questione mafia è condivisa, poiché in Toscana essa è presente in maniera strutturata, le autorizzazioni ambientali in questa regione costituiscono un problema, ha detto Capecchi. Il primo tema è quello dello strumento, la commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni, ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati. Questo è successo, complice anche il fatto che questa commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai, quindi siamo anche curiosi di capire se e quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica, sia politica che tecnica. Il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la Giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della Commissione. Tante volte abbiamo letto sui giornali il giorno stesso della convocazione anticipazioni o spunti che la Giunta, per esempio, anziché venire a condividere con la Commissione, in realtà rendeva pubbliche. Terzo, c'è stata una divaricazione pericolosissima, di cui ancora non si conoscono gli effetti, fra ARPAT e struttura tecnica della Regione. ARPAT riteneva fondamentalmente che i consorzi che sono coinvolti in questa vicenda non fossero responsabili, gli uffici tecnici dei servizi pubblici hanno invece fatto un decreto che la Commissione ha scoperto per caso, in cui rimetteva nel novero anche dei responsabili tenuti alle bonifiche anche i consorzi dei conciatori, e questo chiaramente ha necessitato un ulteriore prolungamento dei lavori della Commissione e una valutazione non esattamente in linea fra maggioranza e minoranza. La vicepresidente della commissione d'inchiesta Lucia De Robertis del PD sostiene che è stata fatta chiarezza sul corretto operato della regione. Lo spazio dedicato alla vicenda del CEU ha limitato quello dedicato al tema più generale della penetrazione della criminalità organizzata nell'economia toscana, osserva De Robertis. Serve una maggiore attenzione, di qui le proposte operative che la vicepresidente ha illustrato all'Aula. La Regione deve impegnarsi per mettere in atto tutto quello che serve per dare garanzia agli imprenditori di avere un sistema legislativo, normativo, autorizzativo che li possa garantire da eventuali potenzialità di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Non siamo d'accordo sul CEO, non perché non è successo, ma non spetta al Consiglio regionale andare a inserirsi in un'indagine di una magistratura. Noi dobbiamo solo verificare che le regole che abbiamo dettato consentano di essere tanto difficile penetrare in Toscana. Il che è una cosa che certo lo comprendiamo, che la minoranza ha dovuto provare a rimettere all'ordine del giorno l'idea che emendamento CEU, colletti bianchi, politici, dirigenti e funzionari di questa regione fossero la stessa cosa. Non è così. Il CEU è partito l'indagine 2017, l'emendamento 2020 mai applicato. Questa è la nostra risposta. Le regole sono efficaci. Dobbiamo noi mettere correttivi. Per esempio, una cosa sul quale siamo d'accordo anche con la minoranza è che dobbiamo, quando si votano degli emendamenti in aula, secondo noi bisogna che ci sia un parere tecnico degli uffici. Bisogna stare molto attenti, perché l'emendamento è uno strumento molto spesso usato dalla minoranza perché evidentemente ti chiede una modifica rispetto a un impianto normativo presentato in aula, quindi bisogna stare attenti a rispettare anche la possibilità che la minoranza ha di modificare le leggi.
La consigliera della Lega Elena Meini, presidente della Commissione, ha aperto il proprio intervento in aula indicando i punti in comune delle due relazioni finali di minoranza e maggioranza. Le mafie in Toscana hanno cambiato volto, oggi non sono solo mere organizzazioni territoriali ma vere e proprie agenzie di servizi con ingenti capitali a disposizione, ha detto Meini. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta CEU, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura. Chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in Consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della Regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno. E poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle impugnative di fronte del Governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge. Perché ci è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così e quando si può una legge si corregge. Rigassificatore Piombino Gianni sulla concessione a Snam. No alla concessione con Snam per 25 anni, il sacrificio per Piombino sarà per un periodo transitorio di massimo 3 anni. Questa in sintesi la risposta del presidente della Regione Eugenio Gianni in aula all'interrogazione del portavoce dell'opposizione Marco Landi in merito all'istanza di autorizzazione per la realizzazione del rigassificatore a Piombino e ai contenuti della documentazione ad essa corredati. Avere un rigassificatore a Piombino coinvolge aspetti legati al territorio, alla sua sicurezza e all'ambiente. ARPAT o la Direzione Ambiente devono dare certezze, ha detto Landi. Presidente Gianni, nella sua veste di commissario per l'opera del rigassificatore nel porto di Piombino, continua a nostro avviso a sbagliare. Lo fa perché adesso sta facendo il gioco delle tre carte con la durata del tempo di questa concessione che Snam dovrebbe avere per posizionare il rigassificatore ed avere la concessione sia sul porto che come offshore fuori dal porto di Piombino. Si è sempre parlato di 2-3 anni nel porto e il resto fuori come offshore. Sicuramente non è accettabile che questa soluzione avvenga né nel porto di Piombino né nel Golfo di Follonica come offshore, quindi parlare di questi anni 2-3 la concessione a 25 è qualcosa che noi sappiamo già da diversi mesi. Dobbiamo affrontare la questione in maniera diversa. Gianni, ascolti il territorio di Piombino, ascolti il suo partito a Piombino, ascolti il suo partito rispetto a quello che gli viene detto dal consigliere regionale del suo partito di quel territorio. Noi siamo convinti che a Piombino il rigassificatore non ci deve andare né 3 anni né 3 giorni. Ho detto no alla richiesta di concessione inoltrata da Snam per 25 anni. È inaccettabile, ha ribadito Gianni. L'operazione è possibile solo se sarà una cosa temporanea e se ci saranno le condizioni per usare il porto di Piombino, che peraltro sarebbe la prima località d'Italia ad avere una nave rigassificatrice in città. Questa vicenda di Piombino in questi aspetti sta raggiungendo il grottesco. In questo caso Landi, persona che assolutamente io stimo, ma che è il portavoce dell'opposizione, esponente della Lega, chiede a me qual è il cronoprogramma. In questi giorni sui giornali, su più giornali, è apparso che la sottosegretaria della Lega, Gava, ha pubblicato quello che è il suo cronoprogramma, che prevede che a marzo la nave di rigassificazione sarà già nel porto di Piombino. Delle due l'una, o
si separino, perché nello stesso partito dicono due cose totalmente diverse, o altrimenti si incontrino, così che Landi può avere risposta dalla sottosegretaria sul cronoprogramma. Io su Piombino l'ho detto in questi giorni e lo ripeto, fino a che SNAM non modifica quello che è la proposta di istanza per il posizionamento del gasificatore, che finora in data 29 giugno ha formulato dicendo di chiedere l'autorizzazione per 25 anni, formulazione per me inaccettabile, che ho rimandato al mittente, perché ho detto che 25 anni nella banchina più importante della Darsena Nord del porto di Piombino, quella nave 25 anni non ci può stare. Ci può stare al massimo 2-3 anni per poter sopperire a questo periodo, il periodo diciamo di maggiore drammaticità, di emergenza da un punto di vista del gas, per in questi 2-3 anni costruire una ulteriore piattaforma offshore, come c'è a Livorno, come c'è nelle altre due piattaforme che ci sono in Italia, cioè a 10-12 km dalla riva, e lì rendere stabile per il corso del periodo che arriva a 25 anni la vita del rigassificatore. Ma finché non si scioglie questo nodo preliminare in cui SNAM accetta che nel porto di Piombino ci può stare al massimo 3 anni, le altre cose e il cronoprogramma per me non sono oggetti da esaminare. E noi continuiamo a pensare quello che pensiamo dal primo giorno, cioè che una città come Piombino, che già tanto ha dato e ha pagato alla crisi industriale, alla crisi economica, alla crisi pandemica, e che oggi cerca di ripartire con quella risorsa che ha a disposizione, la prima delle risorse che ha a disposizione, cioè mare e turismo, non possa subire l'onta di una nave petroliera, metaniera, di 300 metri di lunghezza, ormeggiata per 3 anni nel porto di Piombino. Noi siamo assolutamente in linea con la battaglia che il sindaco di Piombino Ferrari sta facendo per evitare questo scempio. Ci fa piacere, questo sì, che il governatore Giani, da essere un ultra del progetto rigassificatore a Piombino, stia ponendo delle criticità. Ho paura, però, spero, per una volta confido nel governatore Giani, ma ho paura che l'aver accettato il ruolo di commissario lo abbia messo in qualche maniera con le mani legate di fronte a una decisione già presa dal governo e da chi vuole quell'impianto. Quindi temo, Giani fa bene oggi a porre criticità, ma purtroppo io credo che avrebbe fatto meglio a porle prima di accettare il ruolo di commissario. Il Jazz Summer Festival di Empoli. Al via dal 18 al 26 luglio l'Empoli Jazz Summer Festival, alla manifestazione arrivata alla 14ª edizione che porterà nel giardino del Torrione Santa Brigida di Empoli musicisti di spicco del panorama jazzistico e promesse della nuova generazione. Si comincia il 18 luglio col pianista cubano Alfredo Rodriguez, leader del jazz latino, si prosegue il 26 luglio con doppio concerto, Totem di Ferdinando Romano e X Overseas, il nuovo progetto di Roberto Gatto, uno dei più grandi jazzisti a livello internazionale. Infine il 2 agosto andrà in scena un omaggio a Charles Mingus per il centenario della nascita, un ensemble creato da Empoli Jazz ripercorrerà la vita e le musiche di uno dei maestri del jazz mondiale. Inizieremo il 18 di luglio, che è un lunedì, con Alfredo Rodriguez, questo pianista cubano che ormai è il leader del jazz latino, e sicuramente sarà uno spettacolo imperdibile. Poi proseguiremo il 26 di luglio con un doppio concerto con Totem di Ferdinando Romano, che è un giovane, perché noi ogni volta nella programmazione diamo spazio a giovani, e poi che ha vinto appunto il progetto Nuova Generazione Jazz, e poi proseguiremo con il nuovo progetto di Roberto Gatto, X Overseas, con i suoi ospiti stranieri. Ormai diciamo Roberto Gatto è sicuramente uno dei più grandi jazzisti a livello internazionale. Proseguiremo poi il 2 di agosto con un omaggio a Mingus, perché quest'anno è il centenario della nascita, e è stata messa su da Empoli Jazz un ensemble per l'occasione, dove appunto ripercorreremo prima la vita e poi le musiche di uno dei maestri del jazz mondiale.
Nata 13 anni fa, la rassegna è un appuntamento molto atteso dagli appassionati del genere. Siamo molto felici come Presidenza del Consiglio regionale di ospitare la presentazione di questo festival per due motivi. Il primo perché è una tradizione musicale di alto livello, un evento che da molti anni si tiene ad Empoli e che caratterizza anche l'offerta culturale e turistica di quel territorio, per cui molto prezioso e importante. Il secondo perché torniamo in presenza dopo gli anni della pandemia, purtroppo ancora non ne siamo fuori, quindi bene utilizzare le mascherine, usare tutte le accortezze, però riappropriamoci anche dei nostri spazi pubblici, degli eventi culturali che tornano anche a farci respirare la capacità, la possibilità di stare insieme, di vivere i nostri spazi comuni. Empoli Jazz ormai è da 14 anni per Empoli una realtà strutturata che riesce a organizzare eventi di livello anche nazionale, e quindi siamo davvero contenti che Empoli Jazz, insieme ovviamente all'amministrazione comunale di Empoli, abbia potuto rilanciare anche questa stagione estiva del jazz, che richiama sempre tante persone, perché poi quando l'offerta culturale la realizziamo, la gente risponde in genere con grande forza. Quindi veramente un alto segnale di partenza.